Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Admich Informa. In questo momento ci avviciniamo a grandi passi ai giorni delle feste pasquali e naturalmente però non possiamo non rivolgere un pensiero a tutte le famiglie e a tutte le persone con disabilità e alle famiglie delle persone con disabilità, che in questo momento comunque stanno vivendo una situazione di difficoltà. Il sistema vaccinale che è stato introdotto nel nostro paese, o meglio, il piano vaccinale che è stato, diciamo così, implementato e recentemente posto in essere dal Ministro della Salute, del nuovo governo Draghi, era un piano vaccinale che teneva conto in modo significativo delle persone fragili, ma in particolare delle persone con disabilità. Purtroppo dobbiamo dire che nel momento in cui il piano è stato riversato negli ambiti regionali, purtroppo ogni regione ha fatto un po' come riteneva opportuno. Noi su questo tema ci siamo fatti sentire. Stiamo continuando ad evidenziare le carenze perché non è possibile che in un sistema così complicato, complesso più che complicato, ma in un sistema che presenta degli elementi di emergenza così significativi, ogni regione possa ritenere di fare un po' come crede. Le critiche ci sono, le abbiamo rappresentate, le rappresenteremo ancora. Ci auguriamo che con l'arrivo in massa dei vaccini, se ciò si concretizzerà veramente, possiamo trovare una soluzione tale che ci consente una vaccinazione di massa e quindi attraverso la vaccinazione di massa avere anche i vaccini per tutte le persone con disabilità, per i loro caregiver familiari, per chi li assiste, ma in generale per tutti. Un altro tema di questi giorni, ormai siamo entrati nel periodo pasquale, come dicevo prima, e quindi il tutto si trasferirà, ci sono buoni segnali subito dopo il periodo pasquale, per la ripresa, per la didattica in presenza all'interno delle scuole. È pur vero e dobbiamo apprezzare il tentativo fatto da questo governo, quello di consentire agli alunni con disabilità di frequentare didatticamente il corso di studi in presenza ed è stata anche data la possibilità ai dirigenti scolastici di coinvolgere in questo percorso alternativamente i compagni di classe cosiddetti normodotati. Questo per non rappresentare effettivamente una sorta di ghettizzazione degli alunni con disabilità e per rendere pienamente inclusiva la scuola. Di fronte a tutto questo, però, dobbiamo anche qui rappresentare che, così come le regioni, ognuno è andato un po' per conto proprio, anche qui molti dirigenti scolastici, in base alla loro autonomia, sono andati un po' per conto loro. Altrettanto, ma lì la situazione è meno impattante perché chiaramente c'è una visione più centralizzata. Diciamo così, dei livelli decisori per quanto riguarda il lavoro per le persone fragili e per le persone con disabilità. Ma purtroppo dobbiamo evidenziare un aspetto e lo dobbiamo dire con grandissima, diciamo così, trasparenza. Purtroppo in tutto questo il sistema di protezione delle fasce più sensibili, delle fasce più deboli, delle fasce che hanno bisogno di maggior protezione, purtroppo questo sistema è fallito. E gli elementi di criticità erano già presenti prima, naturalmente si sono manifestati in tutta la loro interezza nel momento in cui c'è stato la cosiddetta crisi pandemica e quindi uno stato emergenziale di tale portata. Il nostro auspicio è che veramente attraverso il PNRR, che è il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza,
si possa effettivamente implementare un sistema di ripresa e di recupero di tutte le fasce di cittadini innanzitutto, ma soprattutto di quelle più fragili. E ripeto, però, il termine fragile non deve indicare un qualcosa di astratto, deve tenere in considerazione quelle che sono le categorie e le fasce di cittadini che più di ogni altro hanno bisogno di sostegno, che non si estrinseca soltanto in un sostegno economico, ci mancherebbe altro, ma si estrinseca anche in un sostegno di natura di assistenza, in un sostegno di implementazione di servizi, in un sostegno di condivisione di percorsi che li possano rendere partecipi di una vita quotidiana, sociale, dignitosa. Purtroppo in questo periodo tutto ciò è venuto a mancare e oggi ancora di più dobbiamo pretendere e dobbiamo richiedere con forza che la rete di protezione, che la rete sociale fatta di tanti fattori, fatta di tante componenti, la componente pubblica così come la componente privata, ponga al centro della propria attenzione le famiglie, in particolare le famiglie delle persone con disabilità. La centralità e il ruolo delle famiglie diventa indispensabile perché in questo momento è stata l'unica rete di protezione, l'unica rete di sostegno, l'unica, diciamo così, ammortizzatore per le persone con disabilità e tutto è ricaduto sulle famiglie. Lo Stato, per certi aspetti, i servizi, gli enti territoriali, purtroppo hanno mancato alla loro funzione principale, che è quella di proteggere, che è quella di condurre in una situazione di dignità, di equilibrio, di serenità anche per certi aspetti, migliaia e migliaia di persone. Questo purtroppo è venuto a mancare e ancora una volta dobbiamo evidenziarne alcune criticità che sono poi più o meno ampie, complesse, importanti a seconda anche dell'ambito territoriale in cui vi si vive e in cui svolge, cioè del contesto in cui andiamo a prendere in considerazione. Rispetto a tutto questo, io penso che debba cambiare completamente il sistema di approccio ai temi della disabilità. Sistema di approccio che deve avere, diciamo così, una consapevolezza degli interventi che vengono posti in essere. Oggi, per esempio, noi stiamo affrontando un tema importantissimo che è quello dei caregiver familiari. Ci sono degli elementi di criticità che dobbiamo rappresentare. Innanzitutto non c'è una definizione di caregiver, quindi lo stato di caregiver oggi è ancora indefinito. Non abbiamo assolutamente una definizione, non abbiamo consapevolezza della platea delle persone che hanno bisogno dei caregiver familiari, non sappiamo neanche in questo modo la necessità delle risorse di cui abbiamo bisogno. Sì, sono allocati in dei fondi per i caregiver familiari una certa somma, ma certamente è insufficiente e diventa tanto più insufficiente o tanto meno insufficiente a seconda, ma comunque insufficiente a seconda se noi oggi non andiamo a definire chi è il caregiver familiare, quale è la definizione di caregiver familiare, perché oggi noi questa definizione non ce l'abbiamo. Sono presenti, sì, sono state presentate diverse proposte di legge, sono tutte poi confluite in un'unica proposta di legge, ma le motivazioni, ce lo vogliamo dire con estrema chiarezza? Le motivazioni per cui noi non siamo ancora divenuti alla definizione di una legge, diciamo così, complessivamente importante per i caregiver familiari è perché purtroppo le risorse sono totalmente insufficienti. Sono risorse che in questo momento non bastano, che vengono riversate alle regioni e che a loro volta le regioni vanno a frantumare sui propri territori. E quindi effettivamente non c'è la piena percezione, la piena consapevolezza dei benefici che questa legge potrebbe o che nella sua intenzione poteva portare. Un altro aspetto fondamentale è che purtroppo molte regioni vanno in totale autonomia. La Toscana in questi giorni ha assunto dei provvedimenti e quindi sta erogando delle risorse che poi diventeranno irrisorie rispetto alla platea di persone e naturalmente andranno
in un certo qual modo anche a discriminare molte persone che non ne potranno accedere ancorché ne abbiano diritto. Quindi, come vedete, la situazione è veramente per certi aspetti paradossale, per altri aspetti, diciamo, veramente drammatica. Noi vorremmo continuare a poter rappresentare i temi della disabilità in modo coerente alle attuali concezioni che noi abbiamo della disabilità, dell'attuale concezione che noi abbiamo della disabilità. Molto spesso, purtroppo, tutto ciò è vanificato da una sorta di sociologia, o di filosofia o di discorsi fumosi che alla fine non portano da nessuna parte. E quindi, come sono sempre solito dire, abituato a dire, possiamo frequentare i corridoi ministeriali, possiamo frequentare le platee, diciamo così, congressuali o dei convegni, possiamo fare, diciamo così, discorsi importanti, analisi, studi, ricerche. Il problema è che noi dobbiamo essere consapevoli, ma in primo luogo deve esserne consapevole lo Stato centrale, che nelle moltissime migliaia e migliaia di famiglie italiane purtroppo si soffre e nessuno muove un dito per risolvere questi problemi. Si soffre per via del Covid, si soffre per via dell'assistenza domiciliare che è inadeguata, si soffre per la mancanza della didattica in presenza per gli alunni con disabilità, ne soffrono anche gli alunni normodotati di questa didattica a distanza. Io spero che naturalmente con la ripresa dell'anno scolastico, da quello che possiamo capire, da quello che possiamo intendere, dovrebbe avvenire immediatamente dopo le festività pasquali. Devo anche rappresentare che oggi noi come associazioni aderenti all'Osservatorio Nazionale dell'Inclusione Scolastica delle Persone con Disabilità, l'osservatorio istituito presso il Ministero dell'Istruzione, noi non abbiamo avuto il piacere di incontrare il neo ministro Bianchi, non abbiamo avuto questo piacere e oggi noi vorremmo incontrarlo, il ministro Bianchi, proprio per poter rappresentare e per poter capire dalla sua voce e dalle sue assunzioni di responsabilità quale potrà essere il futuro delle alunne e degli alunni con disabilità nel nostro paese. E ripeto, è questa una mancanza di impegno o un voler fuggire da certe responsabilità? Ecco, dobbiamo essere onesti intellettualmente. Abbiamo criticato, non certamente da questa nostra emittente, né nelle funzioni, nei ruoli che l'associazione e che la federazione svolgono quotidianamente. Abbiamo naturalmente apportato le nostre critiche costruttive per costruire un percorso adeguato con la precedente ministra. E naturalmente ho letto e ho potuto verificare le critiche che si sono appuntate sulla ministra e assolutamente non voglio né dissociarmi da quelle critiche, ma neanche accomunarmi a quelle critiche. Se oggi invece devo fare una critica, certamente non posso rivolgere alla ex ministra Azzolina la critica della mancanza di confronto, perché comunque la sua assunzione di responsabilità se l'è assunta e il confronto l'ha avuto. Se oggi devo fare una critica, la faccio a questo ministro che non ha voluto assumersi ancora la responsabilità di incontrare le associazioni, le federazioni, nelle famiglie delle persone con disabilità per una piena inclusione scolastica. Questo ministro per noi in questo momento non esiste. Al di là degli incontri che possiamo avere con la struttura tecnica, al di là degli incontri dell'osservatorio, del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio del MIUR, che si è riunito in questi giorni in modo anche abbastanza, diciamo così, surreale, permettetemi di dire questo, altro purtroppo non c'è stato. Ecco, se vogliamo fare le critiche alla ministra precedente, giustamente si fanno le critiche, certamente non gli farò mai la critica di essere sfuggita al confronto e di non essersi confrontata. Poi possiamo dire di tutto e possiamo dire di più. Certamente non posso dire la stessa cosa di questo ministro che attualmente non ha avuto nessun confronto con le associazioni né con le federazioni. E
ed è bene anche evidenziare che la nostra associazione, la nostra federazione, le associazioni che fanno parte della federazione, ma tutto il mondo associazionistico, ci mancherebbe altro. Penso che per una questione di rispetto istituzionale, quello che sempre noi abbiamo mostrato nei confronti delle istituzioni, altrettanto debba essere mostrato dalle istituzioni rispetto al nostro mondo e all'associazionismo della disabilità. Ecco, ripeto, e allora se il ministro c'è, batta un colpo e ci dica come intende avviare la ripresa dell'anno scolastico, ma ancor più, e io questo lo dicevo già l'anno scorso, ma lo ripeterò ancora adesso, ci dica come vuole riprendere il percorso a partire dal mese di settembre, perché non mi preoccupa ormai, non mi preoccupano più questi pochi mesi che ci dividono dalla chiusura e dalla conclusione dell'anno scolastico, mi preoccupa che dal prossimo anno rischieremo di ricominciare per il terzo anno consecutivo un anno scolastico che poi si interromperà a metà, se non agli inizi del proprio percorso. Ecco, questo vorremmo sapere nelle intenzioni del Ministro quale linea intende adottare. Con questo termina qui il nostro appuntamento quotidiano, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e a risentirci, sperando con notizie un po' più positive, nella prossima puntata.